Salve a tutti, oggi video diverso e divertente. Parliamo dei nomi strani, di tutti gli errori in italiano nelle insegne dei negozi e dei ristoranti e di varie altre attività qui in Giappone. Eccoci qua. Innanzitutto vi dico che questo è un video ironico, un video che non vuole essere assolutamente lesivo della cultura giapponese o del popolo giapponese, anche perché io in questo paese, cioè il Giappone, vivo, mi trovo molto bene e ho una splendida moglie e una splendida figlia. Quindi è semplicemente un video ironico. Questo video è una raccolta fatta da me e da amici nel corso degli anni di vari esercizi commerciali qui in Giappone e anche di prodotti, quindi ci potete trovare ristoranti, negozi di abbigliamento e altro. Chi è stato in questo paese sa che effettivamente non c'è molta cura spesso in questo aspetto e ci possono essere in veramente tantissimi casi alcune insegne in italiano veramente divertenti. In alcuni casi, molto spesso, non è neanche che si usa Google Translate, ma si buttano là un po' di cose a caso quando basterebbe effettivamente poco offrire una birra a un italiano o a un amico che magari parla un po' bene italiano, senza necessariamente dover pagare, anche perché spesso si tratta di frasi o cose molto brevi, non è neanche che richiederebbero chissà quale lavoro. Comunque, cominciamo con la carrellata di tutte queste immagini divertenti. Allora, dico innanzitutto che questo video prende fonte ed ispirazione, diciamo, da un post, da due articoli che ho fatto nel corso degli anni, 4-5 anni fa, credo, sul mio sito che è appunto www.dondake.it. E il primo si intitolava Dolci e gelati, l'italiana a modo mio, loro in Giappone, c'era questa carrellata. L'altro che avevo scritto si intitolava Vita semplice e poi andiamo a vedere perché si chiamava Vita semplice. Approfitto della situazione per farvi vedere appunto il sito nuovo e se volete partecipare ai viaggi in Giappone, alla pagina Viaggi in Giappone sul mio sito appunto www.dondake.it, qua trovate, vedete anche le partenze di autunno, va bene? Sono già state messe. Sperando che questa situazione cambi, vi aspetto in Giappone. Partiamo con questa carrellata. Questo è un love hotel, un hotel dell'amore, quello in cui potete andare con la vostra fidanzata, col vostro marito, con la vostra compagna, con il vostro compagno, eccetera. E cosa ha scritto nell'insegna questo love hotel? Si chiama Hotel Bene, vedete già il font richiama un po' una certa marca di acqua, sembrerebbe. Noi veniamo molto bene qui, punto, perché ha accento al mo, la felicità è qui. Vedete, si vede perfettamente appunto che questo qua è fatto con la tastiera giapponese perché non ci sono gli accenti. Quindi non si sono neanche presi, vedete come sono messi? Non si sono presi neanche la briga di, come dire, andare a cercare un font che avesse la e la e con l'accento, compreso nella situazione reale. Ma andiamo avanti perché siamo solamente all'inizio. Ecco qua, Vita semplice, quello che aveva dato il titolo al mio secondo articolo. Vita semplice, questo è un portacenere portatile che ho comprato a Yokohama qualche anno fa, quando fumavo. Vita semplice, desidero venire a stimare il tempo di passare leisurely nella stanza. Qua, oltre all'italiano, ci abbiamo infilato anche una bella parola in inglese. Tuttora devo capire il senso di questa affermazione che è stata scritta in questo bellissimo portacenere portatile. Ma andiamo avanti perché siamo solo all'inizio. Qui siamo al primo ristorante, Trattoria Tanta Bocca. Questo è un posto abbastanza famoso che si trova in una zona molto centrale di Tokyo, tra Shinjuku e Harajuku, che sono due quartieri molto famosi di questa città. Da notare, tra l'altro, qui sulla destra la presenza di un SR50, quello stealth. Tra l'altro, presuppongo che il proprietario sia effettivamente molto appassionato di Italia, avendo parcheggiato da una parte uno scooter Aprilia. Il primario, bellissimo ristorante, come vedete, il Purimario, scritto qua abbiamo in giapponese. E quindi niente, questo è il ristorante, il primario. Ma andiamo avanti, questo è un po', come dire, è anche un po' di cattivo gusto, se vogliamo. Questo è Cosa Nostra, questa è una foto che ho fatto io alcuni anni fa. È un negozio di abbigliamento a Daikanyama, che è un posto vicino a Shibuya, uno dei quartieri principali di Tokyo, ma Daikanyama è uno dei posti più esclusivi di Tokyo, dove abitano persone abbienti, insomma, dove abitano persone di un certo livello sociale.
Quindi questo è il negozio Cosa Nostra. Scusate, mi limito solamente a riportare, questo è un ristorante e porca puttana, sì, avete detto bene, si chiama Porca Puttana, è un ristorante che si chiama Porca Puttana. Ma non è finito, perché il ristorante Porca Puttana è in buonissima compagnia con il ristorante Scassacazzi, come potete vedere, scusate le parolacce, però sto semplicemente riportando. Come potete vedere, anche questo è un ristorante, qui c'è scritto Italia Riori, proprio ristorante italiano Scassacazzi. Reone, un grandissimo classico, questo è il nome di un palazzo, quello vedete sono io e mia moglie in questa foto qua nel riflesso. Come potete vedere, Reone è il classico errore LR, sembra un luogo comune ma in effetti non lo è. Andiamo avanti, qui abbiamo una nuova marca solamente in Giappone che si chiama Valentino Gabbana, ma per chi fosse appassionato di Valentino abbiamo anche Valentino Rossa, come potete vedere questa è una marca e qui c'è scritto Moda Italy, no? Come potete vedere, eccezionalissimo. Ma veniamo a quello che forse è il più famoso in assoluto in Italia, perché è postato da me e da tantissime altre persone che sono venute in Giappone con una presenza importante su internet. Questo è il ristorante La Pausa, 36 ristoranti in tutto il Giappone, una catena quindi di grandi dimensioni possiamo dire, quindi hanno messo in tutto il Giappone questo cartello, come potete vedere, La Pausa, Italian Restaurant, già Italia, ma lo slogan principale è fantastico, la pizza meglio. Ma andando sotto vediamo, questo ristorante è buono, Pasuta è speciale, e poi abbiamo sulla destra, sulla parte destra, praticamente un copia e incolla con qualche errore di un frasario italiano. Buon appetito, invece che buon appetito ovviamente, buono, ottimo, cattivo, grazie, buonasera, ciao, arrivederci, ci vediamo, buonanotte, arrivederci, ci vediamo, buonanotte, sto bene, piacere, a domani, vino rosso, vino bianco. Ancora ristorante italiano, questo è eccezionale, l'ha fatto un mio amico qualche anno fa, spaghetti alla bottarga. Allora, cominciamo dall'alto, pasta e fagioli, è scritto bene, pasta e fagioli. Poi abbiamo spaghetti alla bottarga, è scritto bene spaghetti, eccezionalmente scritto bene. Se non che sotto scrive spaghetti con cozze, ma non contento sotto scrive ancora spaghetti alla puttanesca e ancora sotto scrive spaghetti coi funghi e aglio, coi funghi scusate perché qui il cervello corregge, coi funghi e aglio, e conclude con un risotto del giorno. Questo l'ha scritto in quattro modi differenti, uno l'ha preso, perlomeno poteva essere coerente e sbagliarli tutti, invece no, almeno il 25% l'ha preso. Questo è uno dei più belli che abbia mai visto, spaghetti, supaghetti, spaghetti, spaghetti e risotto, fantastico, tra l'altro con i funghi, ma con i funghi diciamo è il meno. Andiamo avanti, noi lavoro, beh insomma ogni tanto anch'io e anche altre tante persone nel mondo ogni tanto noi lavoro. Dolci e gelati, questo questo l'ho fatto qualche anno fa da Yodobashi Camera di Osaka. Yodobashi Camera è una delle più grandi catene in Giappone che vendono elettronica, elettrodomestici, videogiochi, giocattoli, eccetera. È molto grande e nei piani superiori, in tutti i grandi Yodobashi Camera, c'è sempre l'area cibo. Questo qua, come potete vedere, invece è il grande classico dell'L e della R. Non è scritto, non è un cartello, è proprio scritto, come dire, forgiato nell'acciaio, e quindi non può essere corretto se non buttando via tutta la ringhiera. Questo è eccezionale. Dolci e gelati. Anche questo da Yodobashi Camera, mentre quello era di Osaka, questo è di Akihabara. Adesso non c'è più perché l'hanno ristrutturato, ma questo qua era quello che era prima nel muro di fuori. Ci sono sempre dei problemi con appetito, di là è appetito, qui è appetito con due T senza lei. Pizza pasta, dice. Ma andiamo a quello che c'era scritto nel muro. Sbucciafe, credo, io non so, magari è un errore di qua. La cipla, senza la O perché va bene. Affettate la e fate la appassire in una padella con l'olio. Poi unite la salsiccia. Rosolate bene il tutto, aggiungete i pomodorini e le verdure. Samedio, io non so che vuol dire questo. E anche questa parola Gerdo, non lo so. Alla fine le foglioline di prezzemolo. Questo è il migliore di tutti, la fine del mondo, Margiaro tutto. Grandissimi ragazzi, questo è eccezionale. Ripeto, stiamo sorridendo. In Italia sicuramente ci sono tantissimi ristoranti giapponesi, cinesi, che hanno errori nello stesso modo. Semplicemente vi faccio vedere queste cose per dimostrarvi insomma che in tutto il mondo alla fine si sbaglia comunque, compreso questo paese. Racconto, sala da pranzo di adulto, mangio volentieri, bevo volentieri, tu dovresti essere divertente. Mi raccomando, perché
devi essere divertente per forza quando vieni da racconto che è una sala da pranzo di adulto, mi raccomando. Questo qui, vabbè, questo qui fa ridere, però è come dire, sono due cose separate, vedete, è uno snack e un karaoke della stessa, nello stesso negozio, cioè magari uno si chiama Harry e l'altro uno si chiama Bibo, magari con B-B-O, però era diventato Harry Vivo e quindi viene fuori Harry Vivo. Andiamo avanti con il Bal Pinolo, questo è un locale che magari se siete stati a Ueno avete visto sicuramente per la strada, il Bal Pinolo. Questo è fantastico, allora come potete vedere qui vendono in questo caffè di Omotesando, uno dei posti più esclusivi di tutta Tokyo, c'è questo caffè che vende l'acqua San Pellegrino, però non ha scritto San Pellegrino con la A, ma San Pellegrino come fosse sole, Sun Pellegrino, San Pellegrino, eccezionale anche questo. Trattoria Pesce Pappare Italia, scusate la qualità della foto, ma questa l'ho fatta tanti anni fa quando i telefoni, le fotocamere dei telefoni non erano eccessivamente definite. Pesce Pappare Italia, grande e famoso ristorante vicino alla statua di Hachiko a Shibuya, quindi è un posto anche famoso. Stuzzichino antipasto, stuzzichino, questo non fa gli stuzzichini, lo stuzzichino, ma lo stuzzichino. Boutique Pene, questo si commenta da solo, non credo che si possa commentare in altro. Questi sono dei ragazzi di Arezzo che saluto, questo qua sono io tra l'altro, ciao bel mondo, ciao a tutti i ragazzi che sono in questa foto al Boutique Pene. Porco Casa, perché si chiama Butaia e Buta vuol dire maiale e Ya vuol dire negozio, vuol dire casa, eccetera. Per esempio Sushi Asan vuol dire il ristorante di sushi, in questo caso si vede che è uno specializzato in maiale, questo è anche questo è Aebisu, se non sbaglio, vicino a Shibuya, quindi Porco Butaia è diventato Porco Casa. Quattro Formaggio, vabbè, questo qui frizza, R, marchio registrato, Quattro Formaggio, ma vabbè, andiamo avanti. Lago di Cielo Parco, questo è un ristorante molto famoso, l'Umeda Sky Building di Osaka, se ci fate caso il Lago di Cielo Parco ha anche copiato il font della Coca-Cola, però magari è ispirato, ecco, su questo qui non posso dire che l'abbiano copiato, però diciamo che richiama il font della Coca-Cola. Napoli Roma Pizza, sempre LR, grandissimo classico. Ottobre invece che ottobre, questo qua è un errore veniale, da andiamo avanti. Ristorante La Monta, è un izakaya La Monta, e questo è eccezionale. Le vongole, e ci passavo sempre tutti i giorni quando andavo a scuola, quindi ce l'ho messo, no? Perché è un nome strano, però è un po' particolare, comunque, vabbè. Trattoria Mangia Pesci, anche questa tra Shibuya e tra Shinjuku, scusate, e Shibuya, anche questo posto molto famoso. Almentari invece di alimentari, però vabbè, anche questo qui dai, passiamo. Ciao, grazie per cena sincera, io non vedo l'ora di vedere di nuovo, per favore passi giorni felici e terribili, con grande abbraccio, ti ringrazio per questi giorni felici e terribili che ci auguri, grazie mille. Channel, anche questo è un prodotto, Channel Island, per chi vive il Tennessee. Termine di sport attivo. Se qualcuno sa che cos'è il Tennessee, me lo scriva nei commenti, perché io sono meno 5 anni che mi interrogo, 5-6 anni che mi interrogo su cosa possa essere il Tennessee. Ancora ristoranti, per favore entri, lo spazio piacevole dove? Punto, non dove. Ci sono cottura deliziosa e vino, punto. Io sono felice se io a tutti chi eroi goderlo. Ma anche questo, se mi sapete spiegare l'ultima frase, mi fate un favore, vi ringrazio. Xperia Ultra, questo l'ho fatto qualche anno fa, non è scritto Ultra, ma è scritto appunto Ultra. Questa è Yodobashi Camera, questa è una foto come potete vedere del 2014 che ho fatto, quindi tanti anni fa, ormai 6 anni fa, da Yodobashi Camera, non in un negozio piccolo, in un grande negozio, uno dei più grandi negozi di elettronica di tutta Tokyo. Ma andiamo avanti, questa è la pubblicità di AU, una compagnia telefonica che mette, come potete vedere qui, ve lo indico col mouse, spero che si veda, invece che il verde prima mette il rosso nella nostra bandiera. Lo sbagliano anche gli italiani, e la passiamo. L'Oasi, senza l'apostrofo, è più bello scritto proprio tutto attaccato l'Oasi, ristorante di Enoshima, se andate a Enoshima passando dalla strada che collega alla Monorotaia Shonan, lo potete vedere. Settimo Anap, questo è uno di Shibuya, non ho idea di cosa voglia dire. Venire venire ha cambiato, non ce l'ho la foto nuova, ma invece di essere scritto così, venire venire l'ha scritto in giapponese, in katakana, cioè con l'alfabeto con cui i giapponesi scrivono le parole che vengono dall'estero, è scritto venire venire. Questo, scusate, ma fa un po' ridere effettivamente. Specialità, senza accento, ma anche questo ve lo passiamo, dai. Questo è in Hokkaido, un ristorante eccezionale. Sott'olio. Benvenuti Sott'olio, grazie. Creare un mondo migliore, questa sera facciamo alla romana.
Mangia adagio e mastica bene. Mi raccomando, mastica bene, perché se no dopo ti va attraverso il cibo. Sott'olio, questo, senza la U, zona molto buono. Siamo tatto fresco, materia con tutto il cuore. Cuore provare, prudenza mangia. Le porgiamo il nostro benvenuto. Ristorante Sott'olio, grazie mille. Magari si mangia anche bene, però insomma, magari una cura un pochino migliore per questo scritto a tutta parete, magari prima di pubblicarla a tutta parete l'avrei fatta correggere a qualcuno personalmente. Leggero, nel vestito migliore, nella testa un po' di sole ed in bocca una canzone. Questo è un ristorante di Kyoto vicino ad un albergo in cui vado spesso quando sono a Kyoto con i gruppi. Ristorante Leggero. Ci sono anche tanti italiani che lo sbagliano la I, che mettono la I su Leggero, Quindi... amici giapponesi, state tranquilli, non siete soli. Concludiamo con questo parrucchiere di Shinjuku che si chiama Figona. Questo è eccezionale. Eccoci arrivati alla fine del video, spero che questo video vi sia piaciuto. Questo video non voleva essere offensivo, assolutamente, è una raccolta di sbagli che tutti facciamo, sicuramente anche in Italia e in tutto il mondo, nella lingua giapponese, nelle insegne, quindi dei ristoranti e nei menu ci sono delle bestialità. Assolutamente non vuole essere offensivo né tantomeno denigrante per quanto riguarda tutte le attività che vi ho fatto vedere. Magari può mangiare sicuramente, si mangia bene, sarà fatto tutto con i crismi all'italiana. Nel caso dei ristoranti sicuramente c'è anche qualche eccezione, perché spesso in tanti ristoranti la cucina è un po' approssimata. Non sarà questo sicuramente il caso, certo che per alcuni nomi magari un po' più di delicatezza e di controllo magari potevano anche usarlo. Questo non ve lo metterò, però sappiate che nel sud del Giappone c'è un ristorante che ha il nome di una bestemmia, insomma, ecco, questo non l'ho messo perché ovviamente un conto sono delle parolacce in cui riporto, però anche semplicemente riportare una bestemmia non mi pareva corretto. Grazie per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto, ripeto, le mie intenzioni erano semplicemente di ilarità e non a fine denigratorio. Mettete mi piace, condividete e ci vediamo al prossimo video dal Giappone. Ciao ciao!